Poracci, bello Sushi Race, eh? Cioè, credo, in realtà non è mai uscito, è in sviluppo ormai da svariati anni, ma quel poco che si è visto promette bene. Anche se con qualche dubbio, Todo Ale lo ha riconosciuto per primo, mentre le risposte sbagliate mi hanno fatto spaccare. Ho letto delle cose geniali, bravi tutti, ma All You Can Drift è una risposta perfetta, soprattutto su Switch. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi partendo solo e sempre da notizie certe al 100%. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima di emozioni, colpi di scena e momenti catartici, tremo al solo pensiero. Discuteremo di quello che forse è il miglior aggiornamento di sempre di Switch e NSO, della disastrosa situazione riguardante la Limited di Xenoblade Chronicles 3 e poi chiuderemo facendo il punto della situazione sulla misteriosa scomparsa di God of War Ragnarok. Rock. Prima di iniziare però vi invito a mettervi un santino di Shigeru Miyamoto in tasca e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo e dobbiamo iniziare proprio dal meeting tra Nintendo e gli investitori di cui abbiamo parlato ieri, perché è uscito fuori un dettaglio geniale. Avete presente l'utente che ha fatto la domanda su Remake? Ecco, salta fuori che Momiki, questo è il suo nome, è tipo un fan Nintendo allo stadio finale e di sicuro non un poraccio. Se ieri si era vantato di essere stato l'investitore che aveva fatto la domanda facendo percepire l'entusiasmo della fanbase direttamente ai manager Nintendo, oggi è saltato fuori che per fare quella domanda, e anzi solo per sedersi a quell'incontro, Momiki ha investito oltre $40,000 in azioni Nintendo. $40,000 per fare una domanda su F-Zero e Baten Kaitos, che tra l'altro è saltata fuori per puro caso in un momento bonus posto alla fine dell'incontro. No, aspettate, ve lo ripeto, $40,000 per farsi rispondere in modo vaghissimo da Furukawa e Takashi. Credo di aver trovato il mio nuovo eroe. Nel mentre Nintendo ha fatto partire in Giappone un nuovo servizio di assistenza chiamato Wide Care, ovvero assistenza estesa. Al costo di circa $1,50 al mese o 15 euro annuali, gli utenti avranno diritto a 6 interventi di riparazione sulle loro console Nintendo Switch, con un servizio di garanzia che coprirà anche danni accidentali. Ora, l'utenza si è spaccata in due su questa notizia ed è chiaro come tutto ruota intorno al Joy-Con Drift. C'è chi ritiene il garantire 6 riparazioni annuali un'ammissione di colpa e che il problema andrebbe risolto alla radice piuttosto che invogliando gli utenti a ulteriori spese, e c'è chi invece ritiene che tutto sommato la copertura e i danni accidentali sia un valore aggiunto in grado di giustificare appieno il piccolo esborso aggiuntivo. Intanto vi dico la mia. A me sembra proprio una pratica alla GameStop. Non dico che sia sbagliata in assoluto, ma rimpiango i tempi in cui il Nintendo Seal of Quality era una garanzia di solidità costruttiva e di attenzione verso i clienti. Voi che ne pensate? Visto che dopo parleremo anche della Limited più attesa dell'anno, vi segnalo che Fist, il Metroidvania che finalmente arriverà anche su console ibrida questo mese, riceverà una Collector's Edition edita da Microids. Per ora credo sia prevista solo per il mercato americano, ma ancora non si sa il prezzo, però già sappiamo che uscirà un po' più in là, il prossimo 13 settembre. Se state valutando l'acquisto, state in campana. Abbiamo aspettato un bel po' per la versione Switch. A questo punto potrebbe valere la pena aspettare qualcosina in più per questa bellissima edizione fisica, non trovate? Ma bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno. In pieno stile Nintendo, anche questo venerdì abbiamo avuto un aggiornamento completamente a caso e senza nessun preavviso per Nintendo Switch e l'NSO. E questa volta magari non avremo dei grandi nomi di richiamo, ma fidatevi di me quando vi dico che probabilmente ci troviamo di fronte a quello che è il miglior aggiornamento di sempre per il pacchetto aggiuntivo. Eh sì, perché da oggi arrivano su NSO 4 titoli Mega Drive di tutto rispetto. Comics Zone è un grandissimo action a scorrimento orizzontale che ha fatto la storia del genere un po' per la sua ambientazione, un po' per il suo particolare mix di meccaniche beat 'em up a quelle classiche dell'adventure game. All'epoca era una vera e propria gemma della
libreria Mega Drive. Mega Man The Wily Wars è invece la raccolta per console Sega dei primi tre Mega Man usciti originariamente per NES. Questa collection aggiungeva qualche cosina in più, tra cui anche la modalità Wily Tower, ma ricopre più che altro un valore storico per il pubblico americano che fino ad ora non aveva mai visto il titolo se non su Sega Channel. Poi ovviamente Nintendo ha deciso di aggiungere Wily's War solo perché durante gli ultimi sconti dell'eShop ho comprato la Mega Man Collection. Bene, ma non benissimo. Target Earth è un run and gun con robottoni e tanti nemici, centinaia di proiettili e una difficoltà parecchio elevata, in parte anche a causa del sistema di controllo non proprio reattivo. Per fortuna c'è la funzione rewind per riuscirsi a godere questo classicone senza diventare dei pro player. E in chiusura, Zero Wing. Sicuri di non conoscerlo? Sappiate che da questo gioco e dalla sua pessima localizzazione sono usciti alcuni dei meme videoludici più celebri di sempre, tipo il sempreverde o gli Base are belong to us, un pezzo di storia che non dovete assolutamente lasciarvi scappare. Quindi non si tratterà di un Majora's Mask o di un Paper Mario, ma se dovessi scegliere tra una settimana con Pokémon Snap e una con questi quattro titoli Mega Drive, dai su, avete capito. Provateli e fatemi sapere cosa ne pensate. E mentre noi, poveri europei, ci prepariamo all'apertura dei pre-order per la Special Edition di Xenoblade Chronicles 3, possiamo volgere lo sguardo a quello che sta succedendo in America. La scelta di Nintendo di distribuire questa attesissima Collector's Edition solo esclusivamente tramite il My Nintendo Store si è rivelata vincente? Assolutamente no, anzi le cose se possibile stanno andando anche peggio di come pronosticato. La prima apertura dei pre-order per il solo americano è stata semplicemente disastrosa, con il sito andato in crash dopo pochi minuti dall'apertura e utenti rimasti in fila per ore nel tentativo, senza successo, di riuscire a prendere una copia. Nintendo ha provato a correggere il tiro riaprendo i pre-order una seconda volta proprio ieri e limitando i pre-order a una sola copia per account, ma il risultato purtroppo è stato lo stesso. C'è chi ha definito la Special Edition di Xenoblade il Dark Souls dei pre-order videoludici e di nuovo ci sono state bizzeffe di segnalazioni con pre-order annullati, file interminabili e attese che si sono risolte in un nulla di fatto. E questa decisione insensata di Nintendo in realtà un bel risultato l'ha prodotto. Su eBay i bagarini stanno già sparando prezzi folli per questa Collectors, si parla già di prezzi triplicati, vanificando così il senso del canale preferenziale del My Nintendo Store. Poracci, sapete questo che significa? Sì, esatto, che quando i pre-order saranno aperti per noi europei a fine luglio, sarà un vero terno al lotto uscire vittoriosi da questo calvario. Armatevi di tanta pazienza, entrate nel gruppo Telegram delle offerte Poracce e incrociate le dita sperando in una bella botta di cubo. E in chiusura un rapido aggiornamento sulla situazione God of War e il mancato reveal del 30 giugno. Ieri infatti sarebbe dovuto essere un grande giorno per la produzione di Sony Santa Monica. I leaker più autorevoli infatti puntavano a un reveal della data di uscita del titolo, indicativamente prevista per novembre, che sarebbe stata svelata tramite un post sul PlayStation Blog e un nuovo trailer di accompagnamento. A quanto pare però Sony avrebbe deciso di cambiare le carte in tavola con una scelta dell'ultimo istante, avvenuta addirittura lo scorso mercoledì, rinviando internamente a data da destinarsi il tanto atteso annuncio. Per Schreier e anche per The Snitch, questo non significherebbe però un rinvio del gioco al 2023. God of War Ragnarok rimane previsto per quest'anno. Per come la vedo io, ci devono essere state forti tensioni interne a Sony e il clima sembra tutt'altro che rilassato. Chissà, magari questa decisione è stata presa proprio in seguito alla fuga di notizie che non deve essere andata giù ai piani alti di Sony. E a proposito di nervosismi, si è scatenato un vero e proprio putiferio sui social a causa del mancato reveal, tanto da costringere il director del primo God of War e nome simbolo della serie, Cory Barlog, a chiedere su Twitter il rispetto per i lavoratori coinvolti nel progetto e in generale nell'industria videoludica, che a quanto pare sarebbero stati proprio assaltati verbalmente dalla folla inferocita che pretende, non si sa secondo quale criterio, di ricevere al più presto rassicurazioni sul futuro della serie. Il che, unito anche alle recenti dichiarazioni di Ron Gilbert, che ha deciso di non commentare più la lavorazione di Return to Monkey Island dopo lo tsunami di critiche ricevute per il nuovo art style adottato, mette in luce un clima di esasperazione che porta gli utenti a degli atteggiamenti infantili,
insensati e ingiustificabili. Si può insomma aspettare con impazienza l'uscita di un videogioco anche senza mancare di rispetto al lavoro altrui. Nerdate duro, ma fate i bravi. E questo però era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto, nei commenti, per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video. Voi questo weekend, mi raccomando, riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mega, Michele Drive, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Se non su Sega Channel. Poi ovviamente... Sega Channel m'ha fatto... Ho realizzato adesso che è bruttissimo.